posto che vi ospita, che cresce sostanzialmente. Vorrei partire con un discorso di valutazione rispetto alla giornata del 22, perché penso che sia stata una giornata effettivamente bella, forte, combattiva, dove tutti quei problemi che tiravamo fuori, che partiva da un discorso di solidarietà, di unità e soprattutto di come si porta avanti uno sciopero, in quella giornata li abbiamo espresse tutti, sia dal punto di vista organizzativo, di come abbiamo organizzato perlomeno qui sul territorio bolognese quella giornata del 22, lo sciopero che abbiamo organizzato, sia rispetto a un discorso di solidarietà, sia rispetto a un discorso anche di unità che si è creato. Sappiamo benissimo il 22 che cosa è successo qui sul territorio bolognese. È successo che di fronte a uno sciopero, che non è il classico sciopero che siamo stati abituati a vedere in questi anni, fatti CGL, CISL e UIL, dove si dice lo sciopero, c'è l'assenza sul posto di lavoro e ognuno se ne sta a casa oppure al massimo si va in piazza con una bandiera sulle spalle a gridare e a fare in modo che poi quei sindacati trattano per noi. Noi partiamo da un punto di vista diverso. Noi pensiamo che il sindacato non è Sicopas, non è l'ADL, ma siete voi che fate il sindacato, siete voi che fate Sicopas, siete voi che fate l'ADL. È semplicemente con la vostra forza che si possono portare avanti delle battaglie e costruire dei percorsi. Quando parliamo di sciopero, nella varietà, diciamo così, nei cittadini normali, il discorso dello sciopero che è passato è quello classico che abbiamo visto in questi anni. Ma è la forma di lotta dello sciopero che va messa in discussione e noi penso che la stiamo mettendo in discussione, perché nel momento in cui noi pratichiamo delle forme di lotta forte, in cui mettiamo le mani in tasca ai padroni, facciamo perdere quell'aspetto economico che vivono e prendono sulle nostre spalle, ed è lì che andiamo a mettere in discussione qual è la nostra forza. E in base a quella forza, a quel metodo di sciopero che noi andiamo a mettere in piedi, come i picchetti, il non far entrare e non far uscire le merci, bloccare le strade, ed è lì che noi vinciamo. Quindi è un metodo di lotta che è forte, che può essere di esempio anche ad altri settori, non semplicemente al settore della logistica, ma si può allargare anche ad altri settori. Lo stiamo vedendo anche qui nel piccolo, nel modenese, tanto per capirci, l'altro giorno c'è stato lo sciopero della Fiomme, dei metalmeccanici, hanno bloccato la via Nile, tanto per capirci. Quindi qualcosa arriva anche a loro. C'è stato lo sciopero qui a Bologna dei trasporti, che è stato uno sciopero a gatto selvaggio, che ha bloccato una città intera. Tutti i partiti, tutti i sindacati hanno dato contro quegli operai, quei lavoratori che hanno programmato quello sciopero con delle forme di lotta a loro non consone sostanzialmente, ma delle forme di lotta forte che hanno bloccato la città. Bene, queste sono lotte che pagano sostanzialmente e su queste lotte non può essere visto semplicemente l'aspetto di chi lavora in quel settore. Che dal punto di vista sindacale possiamo essere d'accordo con gli interventi che sono stati fatti prima, nel senso di darsi dei maggiori passaggi di organizzazione, quindi vedere settore per settore, vedere filiera per filiera, come organizzarsi, come costruire dei rapporti di forza che possono poi andare a mettere in discussione quello che è l'aspetto della trattativa rispetto all'azienda, rispetto al padronato. Però questo è un aspetto. Ma se questo aspetto non si allarga anche alla società civile, quindi anche all'altro tipo di società, la società sociale, che va dagli studenti, ai centri sociali, ad altre forme di rapporto lavorativo come i precari e così via dicendo, rischia di essere una lotta poi settoriale da questo punto di vista. Noi non possiamo continuare a fare una lotta settoriale, bisogna che questa lotta si allarga anche ad altri settori, del mondo del lavoro ma anche a quelle della società sostanzialmente. E questo l'abbiamo visto, lo stiamo cominciando a costruire negli anni, nei momenti in cui ci troviamo di fronte ai cancelli a fare i blocchi, si trovano gli operai della logistica, si trovano gli studenti, si trovano i centri sociali, si trovano tutta una serie di soggettività che in quella lotta credono, ma non credono nella lotta semplicemente per un discorso di trattativa con il proprietario, che è fondamentale ed è importante, ma credono anche che noi stiamo lottando, appunto come si parlava pure prima in alcuni interventi, che questa battaglia è una battaglia politica. Quando si parla di fare una battaglia politica, si parla di fare una battaglia politica anche sul discorso della dignità, perché se la dignità la conquistiamo semplicemente sul posto di lavoro e nella società poi ci massacrano, io penso che qualcosa non va. Allora io penso che le due cose devono camminare di pari passo sostanzialmente, perché non è giusto e non è corretto che sul posto di lavoro possiamo essere rispettati perché abbiamo davanti una battaglia, poi usciamo dal posto di lavoro e ci massacrano sostanzialmente. Quindi un messaggio che lancio anche a chi oggi pensa di bloccare queste forme di lotta con aspetti repressivi. Noi ieri siamo stati alla manifestazione,
persone, 1000 compagni, 1000 lavoratori, capito, che eravamo a Piacenza. Su che cosa siamo andati a Piacenza? È vero, non siamo andati sul discorso del contratto nazionale, siamo andati per rivendicare l'aspetto politico della nostra giustizia sulla lotta che noi andiamo a costruire, che è una giustizia che mi tocca a cui noi rivendichiamo dentro e fuori del posto di lavoro, e che è la repressione con le denunce, con i fogli di via, con le manganellate, non la fermerà questa lotta, perché è qualcosa che è andato già nella storia, già nel percorso che andiamo a costruire, e questo passaggio è estremamente importante. Perciò io dicevo prima, sono le forme di lotta che pagano, perché capite bene, finché facevate o facevamo delle lotte, che facevamo lo sciopero e poi restavamo a casa, i padroni se ne fregavano. Quando ci dicono che bisogna fare delle manifestazioni fatte a una certa maniera, l'importante è che tutti quanti possano manifestare, che è importante, come diverse volte davanti ai cancelli i dirigenti d'azienda ci hanno detto: è giusto che scioperate, è importante che ci sia lo sciopero, però non dovete far così, dovete permettere anche agli altri di entrare per poter lavorare. E no, caro padrone, il problema è che noi non permettiamo agli altri di andare a lavorare quando poi dai la cassa integrazione a chi sta dentro, o quando poi, capite, gli riduci l'orario di lavoro e anche il salario. No, noi non accettiamo questo. Quindi è la forma di lotta che andiamo a costruire, che è una forma di lotta radicale sotto alcuni aspetti, ma che è importante ed è quella che ci fa vincere sostanzialmente. Perché se noi ci manderessimo all'interno di alcuni canoni che ci impongono, sia a livello repressivo sia a rispetto politico, noi sicuramente, capito, non vinceremo da questo punto di vista. E concludo dicendo semplicemente una cosa, come diceva un vecchio compagno combattente che va riconosciuto, che era Ernesto Che Guevara, diceva: solo chi non lotta perde. Cerchiamo di capirci. Allora, nel momento in cui noi mettiamo in piedi un percorso di lotta, vuol dire che quel percorso di lotta lo portiamo avanti fino in fondo. E sono tre le parole d'ordine: solidarietà, unità e determinazione. Perché se mancano questi tre aspetti, ne portiamo avanti solo uno, il discorso della solidarietà, non basta. Ci vogliono tutte e tre insieme a portare avanti la battaglia di lotta. E dopodiché l'altro appello che lancio: finiamolo davanti ai cancelli o da altre parti, soprattutto alcune soggettività politiche che vengono a dividere i lavoratori per dire: quello sono violenti, state attenti, non state davanti a questo genere. Le cose, come abbiamo sempre ribadito in altri momenti, le cose vengono decise in assemblea, sia le forme di lotta, sia il metodo e sia come comportarsi sulle piazze. Non c'è nessun violento, non c'è nessuno che vuole mettere cappelli politici sulle cose, ma le cose vengono discusse in assemblea e insieme costruiamo quei percorsi di lotta. Ecco, bene, rispetto a questo dico io, capito, continuiamo la lotta, continuiamola, perché parlare solo del 22 può essere riduttivo. Io penso che dobbiamo andare oltre sostanzialmente. Va bene l'aspetto sindacale di mandare le lettere, di vedere dove costruire e dove avere un rapporto, diciamo, dialettico, diciamo, anche con la controparte, ma perché devono accettare quello che noi diciamo sostanzialmente, devono accettare quello che noi vogliamo rispetto a queste cose qui. E rispetto a questo tipo di passaggio che noi andiamo a costruire, dobbiamo continuare la lotta. La lotta non è finita, continua ancora. La guerra non è vinta, dobbiamo ancora continuare, ma dobbiamo continuare sulla stessa strada che abbiamo intrapreso adesso, sostanzialmente, che è quella della conflittualità. Grazie.